Buongiorno ragazzi e benvenuti al canale. Fate finta che tipo questo mucchio di roba non ci sia. Sono le cose che stiamo facendo per Kaizen. Un sacco di vestiti e tessuti dappertutto. Volevo fare questo piccolo video aggiornamento. Come sapete è il Black Friday, quindi sia io che le compagnie con cui collaboro ovviamente nel Black Friday vogliono spingere un pochino ed è il periodo degli sconti. In primis so che tantissimi di voi hanno usufruito dello sconto del 40% sulla mia guida scientifica. Se vuoi prenderla fino a mezzanotte di stasera, quindi mancano solamente tipo 6 ore se non di meno, puoi acquistarla anche tu al 40% di sconto. Quello out of the way, altrimenti nessun problema assolutamente, se già l'hai acquistata ti ringrazio tantissimo, sei un grande. Secondo aggiornamento, come sapete sto iniziando a lavorare con una piccola startup di CBD, in realtà io la chiamo startup perché in Italia è ancora una startup, ma in generale in UK, in Germania, in Francia, in altri mercati è già abbastanza established. E da giugno sto provando i prodotti loro col CBD, sto provando anche altri prodotti, ad esempio il 5-HTP, su cui sto facendo un piccolo video scientifico e un piccolo esperimento anche pratico che provo a rilasciare la prossima settimana. E anche loro in questo momento col codice Giulio10 più tutti gli sconti che stanno già facendo uscite come minimo col 50% di sconto su tutto il loro sito e magari anche di più, ok? Quindi se volete prendere qualcosa che sia CBD oppure il pacchetto notte che include anche il 5-HTP che effettivamente funziona, faccio il video, lo faccio uscire, allora potete andare sul loro sito che è naturecan.it. Ho ricevuto molti messaggi su mi serve il CBD, che cos'è, perché lo prendi, eccetera, eccetera. Il CBD è un cannabinoide ed è il principio non attivo che c'è nella pianta della cannabis, ok? Quindi nella pianta della cannabis ci sta il THC, che è quello che porta alla fattanza e ti rende fatto, e ci sta il CBD. Il CBD è quello che non è attivo, quindi non ti fa, non diventi fatto se prendi il CBD, però porta con sé tutti gli altri benefici che sono di antistress, rilassamento e solitamente dormi anche meglio. Adesso, per essere super sincero con voi, ci sta tanta ricerca scientifica che dimostra appunto le funzionalità del CBD, però è stata fatta in animali, ok? E solamente l'anno scorso sono partiti tipo una 100-150 studi anche nelle popolazioni umane, diciamo, anche nell'uomo, ma non abbiamo ancora, diciamo, i dettagli finali. Quindi, cosa dico col CBD? Il CBD è in forse e l'unica persona a cui lo raccomando è se tu o chiunque lo vuoi prendere per tua mamma o che so io, ho ricevuto tanti messaggi del genere, per questo lo dico, se soffri di ansia e di stress cronico che possa venire dal lavoro, che possa venire dall'università, che possa venire appunto in generale se è abbastanza stressato, il CBD può aiutare a farti dormire meglio. E io stesso ero abbastanza stressato in passato, sto usando il CBD, ovviamente non è che il CBD è magico, però è uno di quegli integratori che puoi includere che dovrebbe aiutare e io effettivamente dormo meglio ed è anche per questo che ho deciso, yes, io sono per questo tipo di prodotto, mi piace, è assolutamente legale in Italia e NatureCan è uno dei pochissimi rivenditori nel mondo che effettivamente ha una purità, una purezza di CBD del 100%, non ha assolutamente nessun tipo di derivati o di piccole concentrazioni di THC che invece in molti altri prodotti è il caso. E in effetti la cosa che mi piace più è che sono super trasparenti, sul loro sito potete trovare addirittura tutte le analisi di laboratorio dei loro prodotti. Quindi se per caso vuoi testarli anche tu, ricorda, questo è il momento perfetto per acquistare qualcosa, Giulio 10 se vuoi supportarmi a me e avere il 10% di sconto in più, ma c'è già il 40% applicato su tutti i prodotti, ti lascio il link in descrizione. Parte numero 3, sapete che lavoro con Foodspring, con loro diciamo hanno deciso di fare prodotti scontati in giorni diversi, di conseguenza è un attimino difficile se vuoi combinare tutto, quello che mi viene più diciamo da consigliarti è se vuoi comprare gli integratori che mostro io, che uso io, puoi utilizzare il mio codice muscoli a vita FSG per il 15% di sconto e se invece per caso vedi che uno dei prodotti che vuoi te è particolarmente scontato di più, allora benissimo, prendilo e il codice muscoli a vita non aggiunge il sconto, ok? Questo è per fare diciamo il roundup generale e mi dispiace, lo so che magari dici ma scusa ma ci stai vendendo tutto, capitolo raga, non lo faccio quasi mai, rifiuto il 90% delle collaborazioni, non avete idea di quanti mi hanno scritto per provare a vendere home gym, home elastic band, tutte queste cose qua,
ma rifiuto il 90-95% e queste compagnie che vi propongo sono le compagnie di cui io stesso uso e usavo i prodotti da solo e con cui mi trovo veramente benissimo. Ma appunto, è Black Friday, quindi scusate se faccio più, diciamo, marchetta, più vendita così, non è il mio stile, non mi piace tanto, ma è quella volta dell'anno in cui, appunto, tutti i brand lo fanno, ci sono i mega sconti, quindi già che ci sei, faccio anch'io, se vuoi acquistare qualcosa con uno dei miei codici di sconto, ti ringrazio veramente di cuore. This is out the way, uff, partiamo. Allora, voglio dare un aggiornamento, diciamo, di tutto il resto. Kaizen Podcast, se non ci sei ancora, che stai facendo? Kaizen Podcast è dove io tipo parlo dei libri che leggo, delle lezioni che ho imparato, dei piccoli messaggi, secondo me sono piccole chicche molto molto interessanti, se vuoi anche quello trovi tutto il link in descrizione. Con Kaizen Atletica invece in questo momento stiamo preparando il lancio di gennaio, questo è uno dei pezzi che molto probabilmente andremo a fare, tipo è fighissimo, cazzo, bellissimo. E, però tutto lì ci stanno una marea di campioni e dobbiamo essere sicuri di quello prima di fare più pubblicità. Che altro? Appunto, con Kaizen facciamo anche il canale YouTube, ci sta Kaizen Atletica, se vai a ricercare anche qua in descrizione. Non abbiamo ancora messo il video, lo stiamo finalizzando e domani metteremo il primo video di Kaizen. Poi, 5HTP, sto filmando il video, da tipo 3-4 giorni che lo prendo, mi sento una bomba, tipo, veramente. Magari è placebo, e lo dirò anche nel video, magari è placebo, però mi sto studiando la ricerca scientifica e penso che quello è un integratore su cui io punterò da qui in futuro. 5HTP. E grazie a Martina, che è lei una ragazza che seguivo, è una ragazza di Ichimokers, non so se seguite e sapete cos'è. Se non sapete cos'è andate a vedere e lei, diciamo, è la prima persona che mi ha detto 5HTP, ma tu cosa ne pensi dal punto di vista scientifico? Non l'avevo mai letto, mai visto niente, mi sono studiato un po' di ricerca e ci sta, e lo sto provando e ci sta, ma aspettiamo il video. Getting too ahead of myself, too ahead of myself. E questo è tutto, ragazzi. Con la dieta e con l'allenamento ho finito ufficialmente il mio mini cut, in questo momento sto di nuovo in mantenimento intorno ai 2003-2004 calorie. Con l'allenamento sto continuando a sovraccaricare, tipo oggi di panca abbiamo fatto 100 kg per 7 ripetizioni, che penso sia il PR più grande di sempre per me. Quindi 100 kg di panca per 7 ripetizioni, nonostante è vero hanno ficcato nella palestra in cui vado una panca powerlifting, quindi è molto più larga, quindi la stabilità tipo della schiena e scapolare è tipo 100 volte meglio. Ed è stato veramente fenomenale. E ecco quello che volevo dire, per non dimenticarmi. Un ragazzo, uno di voi, mi ha scritto dicendo: Giulio, potresti portarci dei contenuti più inerenti a quello che faccio io? Ok, fighissimo, tu bello, stai in palestra, te la squatti un po', ma noi a casa stiamo messi un po' male. E regà, io provo tipo a farvelo capire anche alla fine dei video. Provo a immedesimarmi in voi, anche perché ho molti clienti, molti amici che stanno senza palestra e vedendo me che faccio i video in palestra lo posso capire che tipo sembra un po' spudorato, sembra un po' tipo che ve lo rinfaccio. E io spero solo che tu capisci che tipo potevo anche fermarmi, potevo anche inventarmi di fare degli esercizi a casa, qualche cosa, qualche video simile l'ho fatto a riguardo e semplicemente io mi alleno così e tipo devo filmare questo che faccio, quindi io spero che comunque vi stia un po' piacendo gli ultimi video, anche se appunto sto in palestra e so quanto sono fortunato e quanto sono grato. E se c'è qualcosa in specifico che volete che parlo, se state a casa in lockdown così, fatemi sapere magari qua sotto nei commenti e proverò a farci un video sopra. Io spero solo che mi capiate su di questo. Niente, raga, veramente vi apprezzo tantissimo e mi fa piacere ogni tanto magari essere così sincero con voi e aperto sulla telecamera a fine video. Black Friday, sapete, è il periodo di sconto. Io odio fare pubblicità. Ormai l'avete capito, cioè, se mi seguite dall'inizio, odio fare pubblicità. Però è anche un modo per me di far vedere, di mostrare sia i miei brand, i miei prodotti e i brand dei brand appunto con cui collaboro, che alla fine penso che siano prodotti veramente validi e quindi non dovrei avere problema a dirvi niente. Però, yeah. That's it. Se volete sostenermi, tutti i link e i codici stanno qua sotto in descrizione. Ti ringrazio veramente di cuore e niente, mandami un DM se vuoi, provo a rispondere, commenti, tutto quello, tutto come al solito. Lasciaci un like se sei arrivato qua e ti apprezzo tantissimo. Ci vediamo in the next video. Yes. Oh, che si vede qua? Che si vede qua?
Niente. Bye bye.